Viadana è il primo comune della provincia di Mantova ad aderire alla campagna di sicurezza stradale attentamente promosso dalla società Noi Sicuri Project SRL di Brescia. Qualcosa del genere era stato fatto qualche anno fa anche a Casalmaggiore. L'obiettivo è migliorare la sicurezza delle strade del territorio, incrementando la cultura della sicurezza stradale e diminuendo i rischi per i cittadini nei centri abitati, laddove molto spesso i mezzi transitano a velocità decisamente sostenute. Nello specifico, la campagna Attentamente si snoda attraverso tre fasi: il monitoraggio dei dati, già effettuato nei mesi scorsi a Viadana, la sensibilizzazione rispetto ai temi della sicurezza stradale, da effettuare con incontri mirati con la popolazione nelle scuole, l'installazione di nuove colonnine in grado di rilevare le infrazioni e i limiti di velocità. Tutto nasce dalle segnalazioni e dai costanti colloqui che intercorrono con i cittadini, i residenti presso alcune vie urbane ed extraurbane, quali Casaletto, quali Via Convento, che nei mesi ci hanno appunto fatto presente, oltre che il traffico naturalmente, la velocità degli autoveicoli. Aderendo al progetto Attentamente è stato possibile raccogliere una serie di dati che sono emersi significativi e dai quali un'amministrazione comunale non può rimanere indifferente. Riassumendoli, un autoveicolo su due transita superando i limiti di velocità. Un dato che ci permette di mettere in campo tutta una serie di azioni preventive, come ad esempio la sensibilizzazione nelle scuole, ma anche formule repressive, con l'installazione di colonnine che, attenzione, non sono autovelox, ma sono postazioni che permettono l'installazione di rilevatori di velocità solo alla presenza nelle vicinanze della pattuglia della polizia locale. 10 in totale le colonnine che saranno installate saranno poi turnate in varie vie sia del centro che delle frazioni.